Ma questa è una difficoltà che non ci voleva perché chiaramente si aggiungono a quegli indisponibili che non riusciamo ancora ad avere nella lista dei convocati, quindi ulteriori difficoltà, però siamo in tanti, questo l'abbiamo sempre detto, quindi abbiamo la possibilità di schierare, secondo me, sempre una formazione di assoluto livello e quindi quelli che andremo domani ad affrontare il Verona cercheremo di onorare come abbiamo sempre fatto fino ad oggi questo campionato, questa maglia e cercheremo di mettere in difficoltà il nostro avversario. Ma questo mi dispiace perché è normale che bisogna cercare di ottenere punti, si lavora per portare a casa il risultato, si cerca di fare prestazione per arrivare all'obiettivo finale che è quello di cercare di perdere il meno possibile. In questo momento tutto ciò che ho detto è chiaramente è figlio delle prestazioni che stanno arrivando, però non stiamo riuscendo a condirle con dei risultati, con delle vittorie, anche con alcuni risultati che alla fine anche il pareggio muove la classifica. Per noi che lottiamo per questo obiettivo è spesso un risultato importante. Però se le prestazioni continuano ad essere queste, sono convinto che i risultati arriveranno. Non dobbiamo perdere, non dobbiamo cambiare per quanto riguarda tutto ciò che cerchiamo e facciamo vedere durante le partite, perché la base deve essere queste prestazioni. Poi sono convinto che con una maggiore applicazione e attenzione noi riusciremo a fare punti, perché penso che qualche punto per strada l'abbiamo lasciato e penso che meritiamo di raccogliere per quello che seminiamo. No, i ragazzi, allora, in questo momento qua tutti si impegnano, tutti entrano in campo con lo spirito battagliero. Quello che chiedo, che ho parlato anche con loro, è che purtroppo tutto ciò in questo momento per ottenere i risultati non sta bastando, ma allora dobbiamo cercare di aumentare quello che ho detto prima, che è la maggiore attenzione soprattutto nelle due aree, sia quando difendiamo che quando attacchiamo. Che se vogliamo non recriminare ogni partita e tornare il martedì e sì, parlare di buona prestazione, ma non di risultato, dobbiamo metterci qualcosa in più tutti, a partire dall'allenatore, a partire da chi va in campo, a partire da chi subentra, perché in questo momento la richiesta è questa: maggiore spirito, maggiore furore, maggiore attenzione. E sono convinto che le prestazioni buone possono diventare ottime prestazioni. Quindi metterci quel qualcosa in più a livello individuale, che può essere una corsa in più, che può essere anche una scivolata, un aiuto al compagno, una chiusura o una corsa in più per andare a chiudere una palla dentro, tutte situazioni che i ragazzi sanno che per ottenere risultati vanno messe in campo e adesso per noi che sono un bel po' di partite che non raccogliamo, queste qualità le dobbiamo mettere per forza di cose in campo. Ma l'idea che mi sono fatto è quella che ad oggi si sta andando piano per quanto riguarda la medio-bassa classifica. Sono convinto che non sarà così perché se no la quota salvezza alla fine sarà molto bassa, quindi ci sarà un'accelerata da parte di tutti, bisognerà iniziare a fare quello che dicevamo prima, punti importanti, perché ci sono squadre e formazioni che sono allestite per non stare nei bassi fondi della classifica, sono convinto che si riprenderanno, quindi dobbiamo tenere il passo delle altre. Poi non so se 7, 5, 9, 10 punti. Bisogna andare in campo per ottenere il risultato attraverso le prestazioni singole e collettive. Tabelle non ne sono capace a fare. Quello che posso dire è che
Sarà sicuramente una ripresa dove tante squadre inizieranno a vincere le gare, a fare punti, ci sarà un'accelerata da parte di tutti e lì ci dobbiamo essere anche noi. Quello è poco ma sicuro perché ci teniamo ormai a ben figurare, a cercare di lottare con le altre per ottenere quello che per noi è un obiettivo non importante ma di più. L'Hellas, secondo anno, che sotto questa guida tecnica sta facendo grandissime cose. Gioca un calcio aggressivo, gioca un calcio fatto di grande furore, di grande organizzazione. È una squadra che in questi ultimi 2 anni continua a dimostrare il proprio valore. Ha giocatori di grandissimo livello, ha giovani di prospettiva, giovani di talento. L'allenatore è molto bravo, quindi sta confermando tutto quello che di buono aveva fatto lo scorso anno. Quindi per noi è una partita difficile, ma come tutte, ogni gara ha le proprie difficoltà, le proprie strategie da preparare e dobbiamo metterci dentro tutte le caratteristiche che abbiamo detto prima. Poi per me, chiaramente non lo nego, è per la prima volta da allenatore, la prima volta che affronto l'Hellas. L'Hellas è stata per me la mia vita calcistica, 11 stagioni, 260 partite, tanti amici, amo Verona. L'Hellas lo porto nel cuore perché chiaramente non può non essere così. Domani saremo avversari, però quello che c'è, il legame tra me e questa maglia, questa città e questi colori, rimarranno sempre, sempre indelebili, quello sicuramente.